Sono molto lieto oggi di essere qui a Roma con Ibrahim Farhat, direttore di Almanar, che ci ha voluto concedere questa intervista. Almanar, una televisione resistente, sempre vicino al popolo palestinese, una voce scomoda nel mondo arabo, tanto da incorrere in una sorta di censura. Quanto è difficile fare del buon giornalismo, del giornalismo etico nella vostra area di competenza, e perché c'è questa censura? Le difficoltà che incontra Almanar sono molto forti, e questo lo vediamo già dal 2004, quando la Francia ha voluto boicottare la TV Almanar nel 2004. E poi vediamo anche quando ha subito il bombardamento nel 2006, quando l'invasione israeliana ha voluto proprio bombardare totalmente, ha raso a suolo la TV, il palazzo della TV. Questa TV perché sostiene la causa palestinese e quindi sostiene tutti quelli che resistono contro l'occupazione sionista nella zona. Possiamo parlare forse del fatto che la Palestina paga nel mondo arabo il suo laicismo, il suo essere uno stato laico? Cosa ne pensa il direttore? I palestinesi pagano perché loro vogliono uno Stato per tutti i palestinesi sul loro territorio, con l'autodeterminazione, e quindi non come quello che vuole l'Israele, che vorrebbe fare uno Stato ebraico su quel territorio che si chiama la Palestina. Per quanto riguarda Daesh, il Libano ha subito vari attacchi da parte di Daesh e la resistenza è riuscita a ricacciare lontano appunto i terroristi. A chi conviene in quest'area che Daesh sia diventato così forte? C'è qualcuno a cui conviene questa... L'ISIS si è creata in un momento molto particolare in questa zona, e questo fa capire, quando dicono gli americani, per combattere l'ISIS abbiamo bisogno di molti anni, decine di anni per poter combattere. Questo metterà un punto di interrogativo su questa politica. Non entro nella motivazione della creazione di Daesh, ma di sicuro possiamo dire che ci sono molti paesi, molta gente che ha approfittato positivamente dalla presenza di Daesh. E prima di tutto di questi paesi è l'Israele, anche altri paesi sicuramente che hanno approfittato di questa presenza. E quindi, se vuoi sapere chi sono i paesi, chiaramente sono i paesi quelli che aiutano ancora e collaborano con l'ISIS, e quindi per poter distruggere la Siria, e sono loro quelli che finanziano Daesh. C'è qualche relazione tra questi paesi e il fatto che in questi paesi la vostra televisione non possa essere vista? Esistono due motivi che per questo motivo gli altri proibiscono e boicottano il Manar. Quindi il primo motivo è che siamo stati sostenitori della questione palestinese e quindi abbiamo combattuto per motivo della Palestina. E il secondo motivo è che ci siamo messi contro anche ISIS. Voi appunto siete famosi per dare un'informazione veritiera. È vero che poi sul territorio Daesh non è così forte come si crede in Europa, e che insomma gli attentati fatti anche sul nostro continente hanno creato molta paura, però che di fatto le aree occupate sembrano tante, ma le città non sono in mano ai terroristi? Sì, questo è vero, ma noi sappiamo benissimo che la maggior parte dell'estensione di Daesh si trova nelle zone desertiche, e comunque se vediamo anche nelle città, hanno soltanto la città Raqqa, è l'unica che è occupata da loro, mentre Deir ez-Zor è parzialmente, hanno una presenza lì. Più di questo non parla chiaramente dell'Iraq, stiamo parlando del territorio siriano. Possiamo dire appunto che dove c'è uno Stato forte, dove c'è anche dove la popolazione è abbastanza socializzata, l'esempio del Libano per esempio, insomma non attacca tanto questo tipo di terrorismo, cioè se si contrastano si possono fermare. Non abbiamo un contenitore così grande in Libano che accetterebbe il pensiero di Daesh. Ci sono iniziative individuali, e questo non è possibile che non venga evitato, ma qualche cellula che collaborerebbe con Daesh anche a distanza. Ma non esiste una società che riesce a raccogliere il pensiero di Daesh.
il rapporto con gli altri media internazionali, europei per esempio. Sarebbe molto importante per i media europei accedere alle vostre informazioni e credo che per voi sarebbe molto importante anche poter avere delle collaborazioni. Ecco, qual è il rapporto tra i media del resto del mondo e la vostra televisione? Mentre in Libano c'è sicuramente uno scambio continuo delle notizie, delle informazioni con l'Europa, con il mondo, quindi non abbiamo problemi di scambiarci. Chiaramente dove c'è una piattaforma di pensiero comune, chiaramente fra le parti, noi siamo aperti per collaborare con chiunque vuole, insomma, abbracciare le nostre notizie e il nostro modo di fare. La guerra e la lotta, insomma, chi si mette contro la Palestina, ma anche tutto il discorso della zona appunto geopolitica, è anche una guerra mediatica, cioè insomma ci sono dollari o denaro speso contro la nazione palestinese e magari per informare male. Cosa ne pensa il direttore? Oggi la guerra viene svolta proprio attraverso mass media e le battaglie vengono insomma, raccolte e vinte attraverso anche il mass media. Quindi la mass media c'è un ruolo molto importante, insomma, in queste battaglie. Per questo noi lavoriamo molto sul divulgare il senso vero dell'Islam, l'Islam che è la clemenza, l'Islam che è l'appartenenza, l'Islam che accetta l'altro, che collabora con l'altro. Per questo, insomma, sono i veri significati dell'Islam, non come quelle di Daesh che rifiuta di avere un altro a fianco. Cosa pensa quando vede quei filmati di Daesh che sembrano girati a Hollywood, da tecnico, insomma, da operatore del settore? Noi vediamo e notiamo che esiste una alta professionalità nel montaggio, nel realizzare i video, eccetera, quindi nasce la spontanea la domanda: chi ha dato questa possibilità a Daesh a fare questa preparazione professionale di mass media? Mentre esiste il bavaglio sulla TV Al Manar, che è una TV che sostiene la questione palestinese e l'Islam moderato, e quindi appena metti la foto viene bloccato il conto. Invece ci sono più di 6.000 pagine di Facebook, per esempio, che incentivano l'ISIS. Perché questi qua non vengono eliminati? A chiudere, l'ultima veramente, quando ci sarà la pace nella striscia di Gaza in Palestina? Una domanda difficile, però magari ci si può fare un ragionamento sopra. La domanda è difficile, è più difficile ancora la risposta. Quindi c'è una promessa di Dio, dice: Dio non abbandona mai i popoli oppressi e aiuterà gli oppressi per poter vincere contro i loro oppressori. E questa è una promessa divina che non può essere non sostenuta.